Visto che vi è piaciuto talmente tanto, ho visto dalle visualizzazioni del tutorial del fiore africano, vi è piaciuto talmente tanto e veramente anche a me piace molto, è un fiore molto carino e gioioso, non lo so, così. Ho pensato è che due o tre, non lo so, tra di voi volete fare delle coperte con questo fiore e sì, verrebbe una coperta bellissima. Una di voi mi avete anche chiesto quanto filato avete bisogno. Ecco, sinceramente non lo so, non ne ho idea. Comunque sui 500 grammi, tanto per iniziare, ma penso che boh, non voglio dire, se non so, non so. Sinceramente vi dico che io non ho mai realizzato una coperta all'uncinetto. Voglio tanto, tantissimo. E forse quest'inverno mi metterò a farlo, non, a farla, non lo so. Comunque mi piacciono moltissimo i quadrettini, i quadratini e poi le coperte vengono bellissimo. Così fate, però non ho mai realizzato, è la verità. Adesso, visto che vi è piaciuto tanto sto fiore africano, pensavo di venirvi, diciamo, a darvi una mano e a trasformarlo in un esagono. Perché non lo so, come coperta viene più compatta. Dopo vi farò vedere anche come si uniscono tra di loro e viene come vedete più compatto. Anche l'esagono col fiore africano è molto molto carino, cioè a me veramente piace, molto bello. Si possono fare. Questo è un esagono, si possono fare anche dei quadrati col fiore africano, ve lo farò vedere magari in un altro tutorial. Comunque, l'esagono è più bello anche per una coperta, mi sembra più carino. Allora, è questo che vi voglio far vedere. Quindi il fiore africano, avete il tutorial già, perciò non lo ripeto, non ha senso, e questo qua l'ho già fatto e voglio farvi vedere adesso come trasformarlo nell'esagono, tutto qua. Quindi per trasformarlo non abbiamo bisogno di un granché di cosa, abbiamo bisogno di ancora due colori, se volete lavorarlo come me in tre colori, tre sfumature, diciamo di viola, glicine, fucsia e così via. Se no comunque certo lo lavorate con che tipo di colori volete voi. Idea è che io l'ho lavorato in quattro colori perché questo esagono, fiore africano, viene molto bello lavorato con tre o quattro proprio colori. Perciò, per trasformare il fiore nell'esagono, dobbiamo aggiungere, come dicevo, due giri ancora. Uno sarà di punti bassi e sei punti alti, questi sei qua, rosa, sei punti alti, e il secondo sarà solo e solamente di punti alti. Cominciamo. Per il primo giro facciamo il nostro nodino iniziale e iniziamo il nostro lavoro. Qua ho lavorato, come potete voi vedere dai punti rimasti qua, ho lavorato solo sia il primo che il secondo giro. Cioè, diciamo della trasformazione nell'esagono, li ho lavorati solo nella parte nell'asola, diciamo indietro del punto, cioè non tutto il punto intero, ma solo questa parte indietro. Perché mi sembra più carino così, non lo so. Invece voi potete lavorarlo primo lo potete lavorare anche tutto entrando, cioè lavorando i punti in tutti, tutto, cioè nel punto intero, non solo nella parte esterna. Quindi questa qua. Però io voglio farlo così. Allora, entriamo con l'uncinetto. Qua abbiamo i 9
i 9 punti alti, no, del fiore africano. Nel primo dei 9 entriamo con l'uncinetto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sì, e questo è il primo. Entriamo qua. E come vi dicevo, lavorando solo nella parte esterna del punto. Entro con l'uncinetto, prendo il filo e lo tiro tramite i 2 anelli. Per unire il nuovo colore, eccomi qua. Adesso facciamo una catenella e sempre nello stesso punto facciamo un punto basso, così. Dopodiché continuiamo con ancora 4, quindi nei seguenti prossimi 3, diciamo 1, 2, 3 punti alti, solo lavorando solo la parte esterna del punto. Facciamo ancora 3 punti bassi, 1, 2 e 3, quindi per un totale di 4, no? Perché il primo è quello in quale abbiamo iniziato, e ancora 3, quindi 1, 2, 3, 4, per un totale di 4. Quinto è questo qua. E andiamo avanti così intorno al nostro petalo, lavorando solo nella parte esterna del punto alto, punti bassi, quindi un punto basso in ogni dei 9 punti alti del nostro dei 9 punti alti che compongono il nostro petalo. Ecco, uno l'ho già finito, così viene. Poi, arrivando qua tra i petali, cosa facciamo? Filo sull'uncinetto e lavoriamo il punto alto che vi dicevo, questo qua. Filo sull'uncinetto, entriamo qua nel secondo giro, quindi non nel terzo, ma nel secondo giro, tra questi 2 gruppi di 3 punti alti. Proprio qua entro, prendo il filo, eccolo qua, lo tiro un pochettino di più di un normale punto alto per arrivare allo stesso livello dei miei punti bassi, no? Né troppo né poco. Così, e lavoro un punto alto. Eccomi qua. Poi di nuovo con i miei punti bassi intorno al petalo. 1, 2, lavorando solo nella parte, come vi dicevo, lavorando solo nella parte esterna del punto. Quindi vedete voi che questo punto ha una e due qua all'interno. Noi lavoriamo solo, praticamente lo dividiamo in due il punto, e non lo prendiamo come normalmente così per lavorarlo, ma entriamo solo nella parte, nell'anello esterno, diciamo, asola esterna del nostro punto, e lavoriamo dei punti bassi. Quando lavoriamo solo nella parte esterna, dobbiamo lavorare un po' delicatamente, che non facciamo aprire troppo, diciamo, il punto. E poi, se sono arrivata di nuovo, un attimo, sì. Contiamoli per sicurezza, no? Quindi questo è questo punto alto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sì, siamo arrivate alla fine del secondo petalo e facciamo il nostro punto alto che dividerà proprio per bene, diciamo, ecco, vedete i petali. Ok. Filo sull'uncinetto, entriamo tra i 2 gruppi da 3 punti alti del secondo giro, prendiamo il filo, lo tiriamo e dopo lavoriamo un punto alto normale. E scusate, e di nuovo il nostro giro di punti bassi, solo sulla parte esterna del punto per 9. I 9 punti alti che formano il petalo. Ok. E
E questo è il nostro giro, primo giro che lo dobbiamo aggiungere per trasformare il punto, il fiore africano in un esagono. Ok, li abbiamo lavorati tutti, adesso filo sull'uncinetto, entriamo tra questi due punti, gruppi di tre punti alti qua, prendiamo il filo da indietro, lo tiriamo, ecco. E lavoriamo il nostro punto alto. Così. Ok, andiamo avanti di nuovo. Questo è il primo, lavorando solo nella parte esterna, come vi dicevo, del punto. Viene più carino, più bello, non lo so. Se volete, se no, questo, proprio questo giro potete lavorarlo anche normalmente, prendendo tutto il punto, se vi viene più facile, non fa una grande differenza, cioè nel modello non fa nessuna differenza, non è sbagliato se lavorate tutto il punto. Io lo voglio lavorare così perché mi sembra un po' più carino tutto qua. Allora, punto alto, entro qua tra i due gruppi da tre punti alti del secondo giro, prendo il filo, lo alzo un po' per arrivare allo stesso livello con i miei punti bassi. Vedete? Ok. Adesso di nuovo i punti bassi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Eccolo qua, il nono. Ok, è il punto alto tra i due gruppi di punti alti del secondo giro. Filo sull'uncinetto, entriamo proprio qua, prendiamo il filo. E voilà. Ok, e di nuovo i punti bassi, i 9 punti bassi lavorati solo nella parte esterna dei 9 punti alti del petalo. Ok. Ok, sono arrivata all'ultimo mio punto alto, filo sull'uncinetto, entro nello spazio tra i due gruppi qua di punti alti, prendo il filo, lo alzo, lo tiro un po', faccio il mio punto alto e entro proprio nel mio primo punto basso fatto e con un punto bassissimo unisco il giro. Adesso faccio il mio nodino di sicurezza e tiro forte. Ok, ecco il primo giro del nostro esagono fatto. Il secondo, come vi dicevo, è questo di punti alti. Quindi lavoreremo così sul petalo, quindi sui 9 punti bassi del petalo, lavoreremo 4, poi nel quinto 2, una catenella 2, quindi nel quinto 2, una catenella 2 e ancora 4. Poi qua dove abbiamo lavorato questo punto alto rosa, proprio intorno a questo punto lavoriamo un punto alto. Ok. Non trovo. Ok, l'ho trovato. Facciamo di nuovo il nostro punto iniziale, eccolo qua, nodino iniziale, tiriamo e dobbiamo entrare, come vi dicevo, nel primo punto qua.
Solo nella parte qua. Ecco. Contiamo per essere sicure. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quindi è qua che dobbiamo entrare. Qua proprio in questo piccoletto piccoletto. Sì, talmente. Ok, ce l'ho fatta. Talmente piccoletto perché abbiamo fatto il punto bassissimo, perciò insomma, ma ce l'abbiamo fatta. Bene, sono entrata nel primo e faccio 3 catenelle che sarà il mio punto alto. Adesso ne lavoro ancora 3, quindi solo nella parte esterna lavoro io dei punti bassi. Questa volta 1, 2. Lavoro anche le codine indietro, così non ho più nulla da risolvere alla fine. 1, 2, 3, 4. Ho fatto i primi 4. Nel quinto, come vi dicevo, prendiamo solo la parte esterna e lavoriamo 2 punti alti. 1, 2 punti alti. Una catenella. E ancora 2 punti alti. Questo sarà l'angolo, uno dei 6 angoli del nostro esagono. Ok, l'abbiamo fatto e continuiamo con 4 punti alti e 4 punti bassi rimasti del petalo, no? Uno. Ok. E niente, tutto qua. Facciamo anche l'ultimo. Eccolo qua. 4. E adesso sono arrivata al mio punto alto, questo qua, che l'ho fatto, l'ho lavorato nel secondo giro. Adesso filo sull'uncinetto, entro proprio intorno a questo, al punto alto. Sempre così lo tiro un po' per arrivare allo stesso livello e voilà, l'ho fatto. Quindi è così. Andiamo avanti. Cominciamo, questo è il punto alto, questo è il punto basso. Non entrate nel punto alto. 1, 2, 3, 4. Nel quinto, 1, 2, 3, 4, nel quinto facciamo il secondo angolo, quindi 2 punti alti, una catenella e nello stesso punto, quinto punto basso, ancora 2. Quindi nel quinto facciamo 2 punti alti, una catenella, 2 punti alti, tutto lavorato nella stessa maglia, nello stesso punto. E adesso continuiamo con un punto alto in ogni dei 4 punti bassi rimasti fino al nostro punto alto. Possiamo andare così, no? Fino a questo, al nostro punto alto. 3. Lavorando solo la parte nella parte esterna del punto 4. Adesso sono arrivata al mio punto alto e lavoro un punto alto intorno a questo qua. Ok. Adesso questo è il mio. Vi voglio far vedere che no, lavorandolo intorno al punto, il punto vero e proprio mi rimane vuoto. Quindi lasciatelo per favore, vedete? Lasciatelo per favore vuoto, perché se no fate un aumento. Mi raccomando, questo è vuoto, in questo lavoriamo. Ok? Quindi, perché dopo avrete troppi e non starà bene. E non saprete il perché. Ve lo dico io adesso che non fate questo sbaglio. 4. Lavoro solo nel punto. Ecco. Si sta formando il mio esagono.
Lavoro solo nel punto, nella parte esterna del punto. Sono arrivato al quinto, quindi faccio il terzo angolo, uno, due punti alti, una catenella e ancora uno e due. Voilà! E ancora due punti alti, poi uno, due, tre, e quattro. Sono arrivata al mio punto alto, il giro precedente, questo qua. Entro intorno a lui. Vedete, prendo solo questo. Lo alzo un pochettino. Ok. Fatto. Adesso in questo non entro, entro in nel secondo, che è il mio punto basso, no? E lavoro solo nella parte esterna del punto 2. Ups. 3 e 4. Adesso nel quinto facciamo il 1 2 3, il quarto. Abbiamo qua il quarto angolo dell'esagono, quindi due punti alti, una catenella e ancora due punti alti, uno e due, e continuo con i miei quattro punti alti lavorati nei rimanenti quattro punti bassi, solo nella parte esterna, come vi dicevo. Ok, 3 e l'ultimo 4, l'ultimo prima del punto alto, e questo è il mio punto alto, e intorno a lui solo il punto alto lo prendo, guardate, lavoro un altro punto alto. Ok, e vado avanti così. Sto lavorando il mio ultimo angolo nel quinto punto basso dell'ultimo petalo, 2 punti alti, una catenella e ancora due punti alti, poi ancora quattro punti alti nei quattro punti bassi del petalo, essendo 9, no, facciamo 4, nel quinto facciamo l'angolo e poi ancora 4, lavorando sempre nella parte esterna, diciamo, del punto. Adesso dobbiamo fare l'ultimo punto alto qua in mezzo, intorno a questo punto alto rosa. Lo alziamo un pochettino, ancora un pochettino. E adesso, per finire, entriamo con l'uncinetto nel terzo, nella terza catenella delle prime tre. Facciamo un punto bassissimo. Tagliamo il filo e facciamo il nodino di sicurezza, poi tiriamo forte. Ok, è qua. Non lo so a voi, ma a me piace moltissimo questo modello. Cioè, l'esagono, il fiore africano, in questo modo lo trovate. Cioè, non è il mio disegno. Io ho ciò che ho fatto, diciamo, l'ho trasformato un po', l'ho fatto più grande dal fiore, così più grande, e ho fatto un pochettino, sì, ho portato delle modifiche per renderlo ancora più carino. Era già bello, perché veramente, come vedete, è molto bello. Poi lavorate nei vari colori. Viene stupendo. Adesso ciò che vi voglio far vedere è come si uniscono tra di loro. Su una parte, se volete fare una coperta, vi do un consiglio. Non lo so, gli esagoni poi si uniscono tra di loro, andate così prima, verticalmente. Io ci andrei, farei prima la lunghezza, diciamo, della coperta, quanto la volete lunga. Ok?
no? Faccio dei pezzi, poi dopo li metto uno accanto all'altro e comincio due giri, no? E comincio orizzontalmente a unirli, no? Perché si uniscono così. E adesso, forse, non forse, sicuro riuscite a capire perché ho voluto lavorare questi due giri per trasformare, diciamo, il fiore nell'esagono, perché ho voluto lavorarli solo nella parte esterna dei punti. Vedete che si sono formati qua in rilievo, no? Il punto rimasto, cioè la parte interna del punto, si vede qua. E adesso perché? Perché quando andiamo noi a unirli, li uniamo più o meno nella stessa maniera, quindi li mettiamo faccia in faccia, proprio con la faccia, no? Così, tac, con il punto. Cioè, il punto con il lato da unire, certo. E come facciamo? Entriamo prima nella catenella prendendo solo la parte esterna della catenella, del punto, no? Quindi questo è il mio punto, non lo prendo tutto, cioè così, però solo e solamente la parte esterna. E la stessa cosa faccio anche con quest'altro, e qua la mia catenella entro solo nella parte esterna. Voilà, i due anelli sull'uncinetto. Adesso prima unisco il mio filato, faccio una catenella e continuiamo il nostro giro. Entriamo nel primo punto solo la parte esterna, vengo anche di qua. Questa è stata la catenella, questo è il mio punto, ma solo la parte esterna. E faccio un punto basso. Quindi la parte esterna da qua, la parte esterna, ops, da qua. Vedete? Quindi prendo, oh santo cielo, spero che si veda. Non è, cioè, difficile, solo che dovete prendere l'idea, cioè solo la parte esterna del punto, questa qua, e poi la parte esterna di questo qua. Ops, e faccio un punto basso. E io anche un nodino là, ma non fa niente. Entriamo così, prendendo solo le parti esterne da entrambi punti. Dei due, cioè dai due esagoni, solo le parti. Che non so come stare io. Ok, solo le parti esterne, quindi questo qua che si vede qua. Ok, facciamo vedere quindi questo. E il seguente punto da prendere, prendo solo la parte esterna, vado anche in quest'altro esagono. Ed è questo il punto da prendere, e dentro prendo solo la parte esterna, ecco, tutto qua. E vado avanti così. Un po' di attenzione, e dopo tutto va bene. Ok. E andiamo così a prendere tutto questo lato. Certo che, come vi dicevo, se volete fare una coperta, fate i primi due, cioè lavorate tanti esagoni quanti avete bisogno per la lunghezza, due volte, cioè due giri, due righe, come posso dire. Dopodiché cominciate orizzontalmente a prenderli, va bene? Perché così andate avanti. Diciamo che noi adesso abbiamo fatto uno, sono all'ultimo mio punto ecco, ultimo, vedete? Dovete essere all'ultimo sia da un lato che dall'altro, perché se no è un po' di problema. E finiamo sempre qua nella nostra catenella. Catenella da qua, catenella dal secondo esagono. E adesso vi voglio far vedere perché. Vedete come viene? Rimane sempre questo fuori. Allora, se io ho fatto
anche questi due lavorati così. Avviciniamo un pochettino. Allora, se io ho fatto, ho lavorato anche questi due, sempre solo la parte esterna, come faccio quando li prendo, richiama il modello. E qua dove li prendiamo non viene brutto, viene proprio bello perché richiama il nostro modello. Vedete? 1, 2, 3 righe in rilievo. Se noi normalmente abbiamo cosa volevo dire? Se noi normalmente, come vi dicevo, fate tutta la riga, due righe, no? Diciamo che sono due, le mettete su un tavolo grande, cosa volete, anche così, e diciamo che sono questi due da fare e andate avanti così, con tutti. Cioè, non fate solo uno, poi tagliate il filo. Andate avanti con più possibili. Ecco, è questa l'idea quando fate una coperta. Più possibili prendete in una volta. Vedete voi poi come li mettete. Ok. E questo l'esagono che si fa trasformando il fiore africano. Ok, spero che vi sia piaciuto e che vi sia d'aiuto.